Una profonda e spassionata riflessione sui meccanismi che intercettano fino a bloccare la circolazione delle idee e la corretta informazione. Questo è Arianna Infida, l'ultimo lavoro storico scritto dal professor Franco Cardini, professore emerito di storia medievale presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane, sezione Scuola Normale Superiore. Io sono molto affascinato, credo come tutti quelli che fanno il mio mestiere, dal tema della bugia, perché ci vivo dentro, in quanto gli storici sono dei bugiardi. Il modo di organizzare la storia porta spesso a raccontare delle menzogne ed è bello decodificare, non ci si riesce sempre, decodificare queste bugie. Certo, può essere anche allarmante perché siamo circondati da bugie. D'altra parte, chi ci racconta il passato perché vuole che noi lo interpretiamo in un certo modo, se viene a scoprire che il passato non è esattamente quello che vuole lui, qualche volta lo corregge un po', interpretazioni oppure anche occultamento di fatti. Ora, quel che è, se vogliamo, grave, è che tutto questo non succedeva soltanto nel passato, ma succede anche nel presente. Arianna Infida è dunque il tentativo di riprendere il bandolo della matassa che si è persa nelle diverse bugie che quotidianamente, sostiene il professor Cardini, ci vengono propinate. Il libro è stato presentato a Barletta, a Palazzo della Marra, nell'ambito di un evento organizzato da Victor Rivera Magos, barlettano e studioso di storia medievale.